Ciao a tutti ragazzi, sono Marco. Come potete vedere sono su missione di Lester, rango 14 da 1 a 4 giocatori. La missione l'ho già registrata a inizio canale, quindi un paio d'anni fa. Non l'affronterò con la carabina speciale, perché la sto riregistrando per la playlist Pegasus e Fast Money. Playlist che dico sempre è stata creata per tutti quegli utenti che non sanno esattamente quante sono le missioni e quali sono le missioni da poter affrontare con Hello, you're l'elicottero. through to Pegasus Lifestyle Management. Io How can I help? intanto mi chiamo il Your Buzzard, beautiful new che al aircraft is magazzino di waiting at our Lester nearest da airfield. We hope you're very happy, sull'ospedale. sir. Comunque, le missioni, affrontarle con l'elicottero è togliere il 90% del divertimento, ma è senz'altro far rientrare il 100% del denaro. Per questo ho creato questa playlist, perché comunque in prossimità di qualche DLC, o quando ci sono sconti quasi imperdibili, l'opportunità di fare soldi c'è. Questo non è il modo, ma è uno dei tanti modi che GTA, mi sono incastrato dietro un paletto, dimmi te, che GTA offre per fare soldi abbastanza, anzi no, abbastanza, per fare soldi facilmente. Ripeto, non è il massimo del divertimento, però con 200 dollari di chiamata del veicolo gestito dalla Pegasus, se lo abbiamo, possiamo affrontare la missione e incassare tutto il denaro. Dico così perché incassare tutto il denaro non ci capita mai quando affrontiamo le missioni, perché comunque spendiamo in giubbotti, in munizioni, e questa è una missione abbastanza rompiscatole per il co, cioè non rompiscatole, è una missione che costa, perché qui se volete vedere il video di come la faccio, di come la facevo nella maniera tradizionale, come la richiede il gioco, richiede l'utilizzo di bombe o sparando ai mezzi sui serbatoi. Però sicuramente un dispendio c'era per quel primo veicolo che ho distrutto. Tanto sto sparando razzi a caso. Questo l'abbiamo preso. Il primo veicolo che ho distrutto l'ho sempre distrutto con una bomba adesiva. Perché siamo in mezzo a una banda e lanciarla e scappare è il metodo migliore. La bomba adesiva garantisce più sicurezza che si centri il bersaglio, perché non rotola. Sì, ma è dietro al palazzo, che cosa mi sparo? Questo sta al serbatoio. Come vedete, le missioni non sono divertenti, fatte così. Per questo un consiglio che mi sento di dare: non rovinate il gioco e gli altri quando avete intenzione di farvi soldi in questo modo. Fatevi le missioni da soli, perché tanto non vi serve aiuto per portarle a termine, in modo da non rovinare il gioco agli altri. Perché magari gli altri preferiscono spendere i soldi come me. Preferiscono dire: ok, su 7.000, 8.000, 10.000 ne ho guadagnati puliti 5.000, però mi sono divertito perché ho fatto i giri in macchina, perché ho sparato ai quei bastardi, perché ho sparato ai serbatoi e perché ho lanciato bene una bomba. Con l'elicottero tutto questo non avviene, e per appunto non rovinare il gioco degli altri, io vi consiglio di farle partire da soli. Sono circa 8 le missioni, se non l'ho contate male, le missioni che si possono affrontare da soli, quindi
da soli con i veicoli Pegasus, quindi non sono poche e ripeto, da soli si riescono a fare facilmente, come state vedendo. Io ho preso intanto lo strumento che serve all'est, semino la polizia e ho portato a termine anche questa missione. Come vedete non è difficile, lo ripeto, ora si tratta solo di pazientare 2 secondi e semino la polizia, dopodiché vedremo gli RP e il compenso di questa missione svolta in questo modo. Tanto la missione, ricordo che è di rango 14 e io sto cercando il magazzino di Lester. Perché ho messo il segnalino lì se il magazzino di Lester poi è vicino alla macchina mia che me l'ha spawnata lì davanti? Vabbè, incomincio ad avere un'età, ragazzi, scusa. Cacchio, però non ci avevo fatto caso che c'era una struttura simile. Vabbè, comunque continuo con questa playlist, non appena mi accorgerò che ci sono altre missioni che si possono portare con l'elicottero, perché sono utili comunque per chi non ha soldi e non ha compagni per fare appunto denari per i DLC o gli sconti che si presentano man mano con il tempo. Tanto 11.003 non è poco per aver usato un Buzzard ed è un guadagno netto, 11.100 il guadagno netto. Gli RP li reputo anche alti per un rango 14. Io spero che il video vi sia piaciuto, ciao a tutti ragazzi, alla prossima.